Assegno di accompagnamento, che cos'è? L'assegno di accompagnamento, chiamato più correttamente indennità di accompagnamento, è una somma di denaro che l'INPS dà agli invalidi civili. Chi sono gli invalidi civili? Sono quelle persone che hanno dei deficit, delle malformazioni fisiche, psichiche o intellettuali, non dovute a incidenti sul lavoro o di guerra. Per questo esistono altri tipi di indennità. Sono persone che non sono più autonome nella vita quotidiana. L'assegno di accompagnamento è erogato il primo giorno del mese successivo alla domanda. È dato a prescindere dal reddito, dal lavoro e dalla pensione. Quindi io posso avere una pensione ed avere l'assegno di accompagnamento. Posso avere un lavoro ed avere l'assegno di accompagnamento. È diviso su 12 mensilità che nel 2015 erano pari a 508,55 euro al mese. Quali sono i requisiti per fare la richiesta dell'assegno di accompagnamento? Bisogna avere un'invalidità del 100%, non essere più in grado di svolgere le normali azioni quotidiane, lavarsi, vestirsi, mangiare. Bisogna avere una cittadinanza italiana. Anche i cittadini extracomunitari ed europei hanno diritto all'assegno di accompagnamento. Fondamentale è avere una residenza stabile sul territorio nazionale italiano. L'assegno di accompagnamento non viene erogato nei periodi di ricovero gratuito o in reparti di lungo degenza o riabilitativi. Massimo, ilcercabadanti.it